Ciao, benvenuto in questo nuovo video, video abbastanza improvvisato perché stavo per fare un lavoretto e ho detto ciao, attacco un attimo così faccio anche un video, un piccolo video tutorial. Oggi vediamo come raddrizzare le leve storte. Spesso capita che quando appoggiamo malauguratamente la moto a terra si pieghino le leve o i pedali di freno e posteriore e cambio, come è successo a questa moto. Si vede che è storto. Quindi, in molti casi è possibile, si riesce a tirare dritta il pedale in questo caso o la leva. Le leve a manubrio sono un po' più ostiche, spesso si spezzano perché hanno un punto di rottura studiato appositamente per farle spezzare e non danneggiare la pompa, quindi è più difficile. Mentre con i pedali, cambio e freno, spesso si riesce a recuperare. Dipende chiaramente da che tipo di leva è, come, quanto si è piegata e dove. Questo è un caso un po' limite perché è davvero sottile la parte che si è piegata, quindi sarà difficile, io ci provo, vediamo, speriamo che non si spezzi. Il rischio è proprio quello che si spezzi. È fondamentale comprendere che il materiale con cui sono fatti questi componenti originali è una lega d'alluminio abbastanza tra virgolette povera, non ha delle gran caratteristiche, difficilmente si riesce a saldare, insomma sono dei materiali di fusione non esattamente al top. Le leve, i pedali ricavati dal pieno sono ancora più ostici nel tentativo di raddrizzarle, proprio per la natura, per come sono fatti. Si fa ricavato dal pieno proprio per avere una maggior rigidità, quindi andare a riportarlo una volta che si piega, riportarlo in posizione originale è davvero molto ostica. Con questi materiali, che sono meno tra virgolette nobili, è più facile. Non sempre si riesce, noi adesso con questa, che è una leva cambio molto storta, andiamo in morsa e ci proviamo, vediamo se riusciamo a raddrizzarla. Per prima cosa ho tolto ovviamente il gommino, perché benché si possa riuscire a raddrizzarle anche a freddo, a volte è sempre meglio dargli una scaldata, portare il materiale a una temperatura tale per cui rimanga un po' più morbido, ecco, più malleabile, si riesca a maneggiare meglio ed evitare le rotture. Ripeto, non so se questa riesco a salvarla perché è veramente, veramente, veramente ostica, il materiale è sottile, non è piegato poco e il rischio che si spezzi è molto elevato. Quindi noi ora ci proviamo, andiamo in morsa e vediamo subito. Oh là, eccoci qua, sono venuto qua sopra che il banco giù dove c'era la morsa era un po' occupato, per cui è un po' più comodo. E soprattutto questa morsa, visto che è quella che uso per le sospensioni, ha le guance in alluminio, quindi non rischiamo di rovinare la leva. Ho portato anche il gommino che è rimasto in mano. Quindi ora per raddrizzarla è consigliabile scaldarla. Abbiamo due opzioni per scaldarla. Possiamo usare il phon sverniciatore, quindi phon da carrozziere, quello che arriva a 600, 700, 800 gradi, dipende dal modello chiaramente, oppure usare la fiamma. La controindicazione della fiamma è che potrebbe annerire la pedana, dipende chiaramente dal materiale con cui è fatta. In questo caso so già che non si annerirà più di tanto, ne ho già raddrizzate di queste, e di conseguenza per comodità userò la fiamma, che comunque scalda sicuramente più velocemente e meglio. È davvero ardua questa da raddrizzare, speriamo che non si spezzi. Quindi la mettiamo in morsa, recupero la fiamma che è qui, questa, quella con la bomboletta, mettiamo in morsa, cominciamo a scaldare il nostro pedale. Non servirà stringere eccessivamente, una volta che è ferma siamo a posto. Oltre alla fiamma poi ci servirà qualcosa per raddrizzare, quindi per andare a fare leva e portare indietro la parte storta. Possiamo usare un tubetto, oppure io mi trovo molto bene anche usare semplicemente delle chiavi tipo questa, quindi andando a prendere in questa posizione si va a far leva così, oppure meglio ancora in questo senso. Adesso questa chiave è un po' grossina, cioè, il problema è che quando si piega questo materiale si snerva,
Quindi raddrizzandolo c'è il rischio che la snervatura diventi una rottura. Con il riscaldamento del pezzo abbiamo meno probabilità che si rompa, ma non è detto. Io ho una paura che si rompa, che non avete idea, ma ci proviamo comunque, dai. Anche una chiave combinata come questa può andare bene. Andiamo a prenderla così. Ecco, questa va a far leva appena prima dalla parte piegata, può andare bene. Anche di dimensioni un pelo più piccole, probabilmente va bene. Tipo questa. Ecco, questa credo che vada, faccia proprio a caso nostro. Allora, la prepariamo qui e recuperiamo un accendino, accendiamo la fiamma e cominciamo a scaldare. Notare l'accendino rosa rubato all'amorosa, appena vede questo video mi taglia la gola. Cominciamo a scaldare. Non dobbiamo aver paura di scaldare troppo, eh? Non è che si fonde, non si scioglie, quindi insistiamo tranquillamente, scaldiamolo bene, più è caldo e meglio è. Chiaro, non è che deve arrivare al rosso, eh? Non dobbiamo fonderlo, con una fiamma così comunque non ce la faremmo in ogni caso, quindi stiamo sereni e scaldiamo bene, anche perché deve scaldare tutto il materiale fino all'interno, non solo superficialmente, quindi ci vorrà un pochino. È facile che si scaldi tutta la leva, non ci sono problemi. Dopo la faremo raffreddare. Basta che non finisce il gas proprio adesso, perché ho questa sensazione, la sento leggera questa bomboletta. È un tentativo quello che sto facendo, eh? Ho già anche la leva nuova, quindi dovesse andare male, però se si può far risparmiare qualche euro, perché no? Anche perché non costano neanche poco queste leve qua, questi pedali qua, eh? Ok, potremmo quasi esserci. Ovviamente non consiglierei di andare a toccarlo col dito per assaggiare la temperatura. Proviamo a dare, cominciamo a dare una prima raddrizzata, vediamo più che altro. Assaggiamo se è abbastanza tenero il materiale, se si muove, ecco. Cominciamo a vedere se si muove. Spegniamo la fiamma, occhio perché è un attimo incendiare tutto. Prendiamo con la chiave e noi ci proviamo. Rullo dei tamburi, vediamo cosa succede. Andiamo sempre con molta molta calma, piuttosto lo facciamo in due riprese. Ci fermiamo, scaldiamo ancora, andiamo avanti. Pare che stia venendo, eh? Dobbiamo anche tenere d'occhio che si raddrizzi nel punto giusto, che non si vada a strottare troppo. Casomai possiamo variare l'altezza di dove andiamo a prendere la parte da raddrizzare per dare una curva diversa. Ad esempio, se la prendessi qui andrei a sforzare verso il centro, se la prendessi qui verso la base. Ora la prenderò più o meno qui perché mi sembra che lì comunque, ah, ecco, facciamo così, la prendiamo sopra perché vista di profilo si vede bene. Con molta molta calma sta cominciando a venire, gli diamo ancora una scaldata perché temo non sia sufficiente. Proviamo una seconda volta. Ci vuole un po' più di leva, torno alla prima chiave che avevo pensato di usare. Bisogna anche capire qual è il verso giusto, ecco, anche questa potrebbe essere una buona tattica, andando, adesso in questo momento l'ho appoggiata alla morsa, quindi non vado a sforzare, la vedo molto male, la vedo molto molto male. Pian piano sta venendo, piuttosto accontentiamoci di fare un po' alla volta, non abbiamo fretta,
si vede, sta cominciando a venire. La rimetto in morsa e la scaldo ancora. Tra l'altro, se non sai dove prendere una fiamma così, ti lascio qui sotto in descrizione un link dove andare a prenderlo. Occhio quando ci siamo quasi, perché spesso l'euforia e la foga ci porta a tirare quell'attimo di troppo che andiamo a fare il danno. Ok, andiamo per la terza volta, utilizzerò questa chiave. Lentamente, senza fretta, forse ci siamo, vediamo. Beh, direi che ci siamo. Dobbiamo sempre tenere d'occhio il parallelismo tra dove va montato il pedale, quindi tra questo e questo, e in effetti va abbassata ancora proprio un pochino. Spero non sia quel pochino che mi fa buttare via la leva. Attenzione, perché più è grossa la chiave, più sforzo faremo sulla pedana, quindi dobbiamo andare molto delicatamente. Sì, direi che ce l'abbiamo fatta. Adesso andiamo a montarla così vediamo, perché sulla moto poi si vede effettivamente il risultato. C'ho un moscone enorme che mi ronza intorno. Vabbè, una nota importante, due. Uno, il gommino ovviamente dobbiamo aspettare che si raffreddi per montarlo, se per toglierlo e metterlo, se incontrate della difficoltà. Tra l'altro questo è anche da molare, adesso li diamo con una limatina di spigoli, perché quando è si appoggia alla terra si è anche rovinato, quindi la tiriamo bene. Se è ostico da mettere o togliere il gommino, una scaldatina con la pistola, non con la fiamma sulla gomma. Se proprio non avete alternative e dovete usare la fiamma, da molto lontano e andando a non scaldare direttamente il gommino, ma tenendolo più in basso in modo che salga l'aria calda e vada a scaldarlo e un attimo bruciarlo. Quindi mi raccomando, se si riesce a tirar fuori senza, io sono riuscito, a volte non si riesce, meglio dargli una scaldata e ovviamente aspettiamo. La leva non va assolutamente raffreddata sotto l'acqua, aspettiamo che si raffreddi naturalmente, adesso si riesce a tenere in mano tranquillamente. Potrebbe il fatto di raffreddarla velocemente andare a renderla più fragile, quindi non facciamo nulla se non lasciarla lì, aspettiamoci, beviamo un caffè, una birra, quello che volete, non mettiamola sotto il rubinetto. Questo vale un po' in tanti casi. Dopodiché andiamo a montare il gommino. Adesso provo a puntarla sulla moto per vedere se è effettivamente dritta, a vederla così direi di sì, però va montata sulla moto. Se effettivamente è dritta, allora gli rimonto, la tiro giù, limo e monto il gommino. Pazienza e calma e si riesce a far tutto. Non sempre si riesce a raddrizzare. Questo pedale era davvero ostico, perché con una spessore così piccolo, storto in quel punto, era davvero ostico, è andata bene, ma il rischio di romperla è davvero elevato, quindi bisogna tenere conto anche questo. Possiamo fare un tentativo, se va bene abbiamo risparmiato e ci siamo tirati dritti. La leva magari non sarà perfetta come di fabbrica, ma comunque rimarrà utilizzabile. Se ci va male dovremo cambiare una leva che comunque era destinata alla sostituzione. Bene, spero che anche questo video ti sia stato utile, ti sia piaciuto. Se è così, un like e un condividi non guasta mai. Se è la prima volta che capiti da queste parti, dai un'occhiata alle playlist, dai un'occhiata ai contenuti. Se ti piacciono i miei video, perché no, iscriviti al pulsante rosso lì in basso a destra. È gratis, non ti costa un centesimo e aiuteresti a crescere il canale e faresti felice sia me che il buon cane Max, che è
arrotolato, acciambellato che è così là che dorme sulla sua brandina. Anche per questa settimana con il video tecnico è tutto, spero vi sia piaciuto, un po' improvvisato perché mi è venuta l'idea di farlo proprio mentre stavo facendo il lavoro, avevo già messo la pedana in morsa, ho detto aspetta un attimo che già che lo facciamo lo raccontiamo anche. Anche per questa settimana è tutto, noi ci vediamo col video tecnico venerdì prossimo ore 18 come sempre e con i video extra quando ci sono il martedì alle ore 21. È tutto, ciao e grazie.